Sai con chi ne voglio parlare? Con uno che di Lazio ne ha viste proprio tante, 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 oltre 30 anni alla Lazio. Angelo Tonello! Eccomi qui, buonasera Francesca. Buonasera Ciao Angioletto. a tutti, eh. Ciao. Con me c'è Davide. Sì. Ciao, buonasera. Ah, buonasera. Niente, io ho sentito questa parte delle esternazioni tue che condivido al 100% con tanta amarezza, guarda, tanta amarezza. Tu hai appena citato adesso che 30 anni e più ne ho viste di tutti i colori. Non avevamo periodi che non c'erano soldi, ma non mancava mai niente. Periodi bui, retrocessioni, ne abbiamo passate, però c'era uno spirito di corpo che ci univa fra tifosi, società, squadra e stampa, e te lo devo dire, stampa pure, che eravamo un tutt'uno e ci ha permesso di superare proprio quei momenti bui, perché erano momenti bui. C'era però una volontà di ricostruire e soprattutto c'era un confronto, c'era un dialogo, perché ricordo sempre che tifoserie abbastanza accese ci sono sempre state, lasciamo perdere quelle frange di cui conosciamo bene, è meglio non nominarle, però tifoserie accese ce ne sono sempre state. E beh, ti dico che loro venivano a contestare pure al Maestrelli, tu eri una ragazzina, magari non so se venivano a farne, però in sede una commissione dei tifosi veniva ricevuta. Loro avanzavano le loro richieste, le loro pretese, le loro cose, si trovava un accordo. Allora qual era l'importante? Il dialogo. Quello che non c'è adesso. La Lazio adesso è arroccata lì su. Non si capisce che. Ma c'è, non c'è, ma chi ci sta, non ci sta. Isolata, completamente isolata. E questo costa, io lo dico con tanta, tanta, tanta amarezza. Vedi, io non vado mai per radio, televisione. Ho accettato questa cosa perché ho il cuore gonfio che non hai idea. Perché io sono laziale, ma laziale, 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 che per me c'è la famiglia e la Lazio poi. E io vedo che questa Lazio la stanno uccidendo. La Lazio non esisterà più. Io sto in un piccolo paese, adesso ho lasciato Roma, andato in pensione, sto a Poli e ogni domenica, fino a qualche anno fa, partivano le macchine per lo stadio, ciascuna 4-5 persone dentro, erano 50-60, non c'è più una macchina che parte. E i discorsi poi senti che poi conosci meglio di me tutte le istanze, le lamentele. Delle tifoserie più o meno che proprio dicono, ho ascoltato prima quello che hai detto tu, c'è un Sì. appiattimento e quello che ti dà maggiormente pena è lo sconforto, perché se tu dici stiamo in contrapposizione, c'è una presidenza, una dirigenza della società, la vede in un modo, se ci fosse quello che io chiamo il dialogo, io parlo contrapposizione, dico contrapposizione perché da una parte c'è una linea, dall'altra ce n'è. Allora col dialogo tu un risultato lo ottieni e la Lazio va avanti. E se no Lazio ferma, ma esiste. È la cosa più brutta che io noto, perché la squadra viene accusata di alti e bassi, non si impegnano, eccetera. Ma questo che stiamo dicendo noi adesso, tu, io, tutti, tifo radio, televisione, ma l'accusano i giocatori pure, perché è una società che non c'è. Non hanno la stampa, non hanno i tifosi, non hanno interlocutori. Se vedono, io ho paura che ce ne siano parecchi che se ne vogliano andare proprio. Perché dice, ma rimaniamo qui, ma a fare che cosa? Scusami sto sfogo. No, ma figurati, Angelo. No, ma ti volevo chiedere, tu hai passato momenti molto brutti, sportivamente parlando, con la Lazio, perché insomma, anche gli ultimi tempi di Lenzini non sono stati sicuramente. Beh, Lenzini, tu hai fatto un nome, un uomo che, proprio è il caso di dirlo, che è fallito per la Lazio. Vero? Era uno degli uomini più ricchi d'Italia, ha costruito dei quartieri interni, tutto l'Aurelio, eccetera, era un uomo ricchissimo. Perché allora non c'era sponsor, non c'era niente, c'era il botteghino e basta, però incassavi se andavi bene, eccetera. È un uomo che si è rovinato. Calleri, che io ho sentito che nominavi prima, è Sì. stato inviso perché? Perché ha preso la Lazio che aveva i libri in tribunale. Esatto, lui è molto paragonabile come E quando è arrivato, ingresso infatti. allo Tito, no? Perché entrano tutte e due in un momento in cui la Lazio stava già con piede nella fossa. Sì, però vedi, loro hanno fatto un piano
di riqualificazione del debito. Allora, non so, ti dicono, ci stava il debito con un ristorante perché il giocatore è... Lui chiamava e dice, guarda, io ti devo dare 10 milioni di atti arretrati, ne vuoi due? Se ne vuoi due andiamo a chiudere. E quello poveraccio capiva. Per cui son passati per persone, ma lo stesso col CONI, perché personalmente io ho accompagnato, allora presidente del CONI era Gattai, con sì. Giorgio Galleri, perché Gianmarco, grande personaggio, si occupava, il fratello lo faceva occupare della sede delle cose sportive, però in realtà tutta quella che c'era è stato un grande Giorgio Galleri. Lui andava da Gattai, siamo andati insieme e tu vedevi che lui aggrediva Gattai in termini, capisci che cosa voglio dire? Cioè, e arrivava poi a un dialogo che concedeva quello che voleva, però il CONI sapeva che la Lazio gli dava. Allora tu instauri, ti metti su una piattaforma diversa, e era una Lazio che veniva rispettata. Dici, poi non era inviso perché c'è stato un fottio di biglietti omaggio, di tessere omaggio, di cose, e c'era un taglio. Perché? Perché la Lazio deve rientrare, prendendo la Lazio con Libri in tribunale, hanno lasciato poi purtroppo una Lazio con una bella squadra, con una società, soprattutto con una società vera, e hanno fatto, dice, ma i Galleri sono stati grandi per la Lazio, ci mancherebbe altro. Poi i Cragnotti hanno ceduto a Cragnotti perché Cragnotti è, lasciamo perdere, è inutile che parliamo di Cragnotti. Allora, quando arrivò Cragnotti non avevamo minimamente idea di quello che sarebbe successo dopo. Io mi ricordo le parole di Gianmarco Galleri quando disse, i tifosi della Lazio mi ringrazieranno per il regalo che gli sto facendo. È vero, perché... A oggi, Angelo, è impensabile anche una cosa del genere, perché noi abbiamo adesso un presidente che dice, io la Lazio è mia, la lascio a mio figlio. Pensa tu. Sì, lo so, infatti il guaio è questo, che non io tecnicamente come stanno le cose non so nemmeno se c'è la possibilità di affacciarsi a chiedere, se ci sono delle persone che sarebbero interessate. Noi viviamo purtroppo questo momento brutto che poi purtroppo non vede sbocchi, perché se tu hai a che fare con una persona che il presidente lo dito, che gli va sempre riconosciuto quello che lui ha fatto per la Lazio all'inizio, ci mancherebbe altro, perché è stato un grande, è riuscito a tenere una cosa straordinaria, però via via col corso degli anni siamo arrivati a questo. La Lazio adesso è invisa da tutti, addirittura invisa. Io nel corso degli anni ho visto che persone che venivano a Roma che non sono romane, dice, per la Lazio, perché mi è simpatica la Lazio, era proprio ricorrente questo, nelle grandi partite venivano a comprare i biglietti in sede, cose, dice, ma che sei, ma lei la... no, non so se, ma mi piace la Lazio. Allenatori, vogliamo passare a parlare degli allenatori che sono passati alla Lazio, Ilario Castagnier, laziale, Gigi Simoni, laziale, Beppe Materazzi, laziale, e quante squadre hanno girato queste? Perché? Perché la Lazio era un qualcosa di speciale. Fascetti non arriva laziale, ma esce laziale e resta laziale. Lasciamolo perdere, che Fascetti forse è il primo che sceglie. Per cui dice, ma perché questi qui sono stati a Genova, al Milan, dicono sì, però la Lazio è stata la Lazio. Perché? Perché evidentemente era un qualcosa che legava, un qualcosa che la Lazio è stata, io dico sempre un termine molto abusato, però è molto vero, che era una famiglia. Allora eravamo in quattro gatti, però eravamo veramente l'uno per l'altro, sia i giocatori che venivano in sede, ma ci dimentichiamo di Fiorini, andati in Serie B improvvisamente con Ilario Castagnier, lui venne in sede la mattina, pochi sanno questa cosa. Giuliano Fiorini veniva in sede, stava lì dalla mattina alla sera e riceveva i suoi compagni di squadra per convincerli a rimanere alla Lazio, perché la Lazio retrocessa in Serie B, parecchi se ne volevano andare. Cioè, tu dimmi, ma chi l'ha fatto mai queste cose? E la Lazio era Lazio. E io ho vissuto quei periodi, ma se io comincio a parlare finisco più di quelle cose lì, e guardo la Lazio oggi, ma mi viene uno scoramento incredibile, lo stadio vuoto. Ma noi con la squadra in Serie B 35.000, 40, 80, noi abbiamo il record dello Stadio Olimpio, che questo, lo scudetto di Lenzini, Lazio Foggia, con Lazio Foggia 78.890 spettatori fra
attenzione, fra abbonati e biglietti venduti, tu immagina quelli che saranno stati da 100.000 e rotti, è il record nostro, eh. Per cui, ma noi, è Lazio Catania, è Lazio Foggia, è altre partite, come in Serie B con Catania fa 55.000 spettatori, era una Lazio diversa, ripeto, una Lazio che viveva, che pulsava, che adesso è una Lazio morta, guarda, io lo sto dicendo col pianto del cuore, una Lazio amorfa, che non dice, arriviamo addirittura al punto che dice che c'è la partita, vince, pareggia, perde, ce ne frega più. Ma io al di là di quello che sei, è quello che sento fuori. La Lazio sta perdendo i laziali di oggi e quelli di domani del futuro. Noi pagheremo carissimo. Non andando gli adulti oggi, che andavano col figlio, che ci tenevano a farlo diventare laziale, no? Adesso se non vanno quelli non vanno nemmeno i ragazzini. Cosa facevate voi per fidelizzare i bambini? Come scusa, non ho capito. Che cosa facevate voi per garantirvi guarda, le... Ci avevamo inventato la tessera Aquilotto, io avevo fatto per i bambini fino a 12 anni, per la tessera ridotto fino a 16 esisteva già, feci quella Aquilotto perché basta che ne faccio, il principio era questo, un papà che fa la possibilità di fare la tessera Aquilotto con due soldi al figlio, è contento il papà, e il figlio perché se lo porta allo stadio, il ragazzino in classe che fa? Dice, sai che io sono andato allo stadio, la cosa è, allora dice come? Allora hai visto, vanno dal padre, vedi che è quello, e vendevamo parecchie migliaia di essere Aquilotto, ma lascia perdere quel poco incasso, perché non è... Ma non era una questione di incasso, quello è un investimento. Tu creavi laziali, costruivi laziali, che sarebbero quelli di oggi poi. Quella però... Quelli di oggi che se ne stanno andando però, insomma guarda, lasciamo perdere, guarda Francesco. È dura e non vedo sbocchi perché non c'è uno spiraglio che te lascia in tu in barlume di luce in fondo, perché tutto, ripeto, ma a parte, io mi accorgo, la stampa, voi e tutti gli altri, adesso danno, c'è una trasmissione qualunque, l'80% di trasmissione a Roma e la Lazio in ultimo un 20% dice sì, vabbè, ma che dobbiamo dire della Lazio? Ma te rendi conto a che siamo arrivati? Tu pensa che noi in questo palinsesto parliamo di Lazio dalla mattina alla sera, abbiamo una trasmissione televisiva dello stesso gruppo. Sì, lo so, come no. Solo Lazio, però io ti devo dire che, ti giuro che è complicato. È complicato, sì, perché non hai... Ma non è complicato perché non hai argomenti, perché purtroppo ci sono talmente tante divisioni, anche interne al tifo, agli ascoltatori, che ti devi schierare, se dici una cosa, no, allora sei pro Lotito, no, perché allora sei contro Lotito. Io questa... io non me la dai mai, da mai, cioè mai, tu mi hai conosciuto mai, ragazzina con Zia Franca che veniva allo stadio, ma io da mai mi ricordo un momento del genere, tutti contro tutti, è vero, e io quello che purtroppo che mi dispiace è vedere questi giocatori, che io quando vedo quelle maglie bianco-celeste in campo, figurati, darei chissà che cosa, che li vedo quando dice, ma non correvano svogliati, ma che entusiasmo possano avere questi qui in campo? Perché questo è comune, dice no, però i giocatori prendono i soldi che significa? Bravo. Perché è uno stato d'animo. Certo. Che o c'è o non c'è. E allora si vedono abbandonati questi, perché una volta che ti isoli dentro Formello e non c'hai i tifosi, non c'hai la stampa, non c'hai nessuno, e questi dicono ma dove stiamo? Ma dove siamo finiti? Hai capito? Cioè io adesso guarda parlo apertamente come un tifoso, per quello che me la sento, è inutile adesso che andiamo a fare cose, e è così, perché esprimo il sentimento di quello che sento in giro, e persone, ma ex dirigenti della Lazio, persone che lasciamo bere, non voglio fare né nomi eccetera, che sono allibiti, dice ma che sta succedendo? Ma questa Lazio, ma che futuro c'ha? Si è destinata così a morire? Hai capito? Certo. Poi noi abbiamo rapporti, tu pensa, c'è la pronipote di Ancherani, che è Marta Ancherani, che è una grande laziale, cara amica di noi del centro studi, sai che abbiamo creato il centro studi 9 gennaio 1900, e Marta che è sangue puro, Ancherani, il primo centravanti della storia della Lazio, e con altre persone importanti, diciamo ma ci guardiamo sbigottiti perché non trovi una via d'uscita, sai... C'hai un nemico, sai che la battaglia è questa, la vedi e la combatti. Qui non hai niente da combattere, quello è il guaio, c'è l'anonimato più completo. Perché Lazio non c'è.
Oppure adesso è condannata ai risultati, perché poi lo scorso anno, quando la squadra era bella e arrivavano i risultati, lo stadio poi si riempiva. Ma anche a livello tecnico, prima si parlava della tessera Aquilotto, formalmente negli anni c'è sempre stata, anzi è anche stata rinnovata come formula, no? Quindi non è un problema di strumenti tecnici da mettere in campo, perché quelli magari ci sono. Il problema credo sia più di ambiente che si respira, sia più di atmosfera che si crea intorno alla Lazio. Bravo, bravo, bravo. Sì, è per questo il fatto. Cioè, che è una società che non sta più a contatto con la gente, ma anzi, addirittura si discosta, si stacca. Angelo, vuoi sapere qual è la cosa più grave? Che non gliene frega niente. Questo è pauroso. Beh, io non lo voglio dire, Lo eccetera, dico ma io, lo dico io, lo dice Francesca. Non gliene frega niente, lo ha detto. sì. A me mi possono contestare, a me non me ne frega niente, tanto la vinco io. Lo dice. Lo so, è dura, infatti io ripeto ancora, non vediamo sbocchi, noi vediamo un po', a volte si dice con qualche, ci incontriamo, qualcuno diciamo, ma vediamo che si può fare, che cosa puoi fare, te la devi tenere e basta, io non vedo futuro. Ah, non vedo futuro perché dall'altra parte non c'è una risposta, se l'altra parte scende in campo e dice guardate, la situazione della società è questa perché, e ti dice un perché. Tu lo controbatti, no? Ma quando c'è dall'altra parte il silenzio assoluto e non sai nemmeno, sì, si sa che c'è un presidente, che c'è un direttore, basta, poi boh, dove stanno? Ma la società da chi è rappresentata? Io parlo della società sportiva Lazio, che levato il periodo Cragnotti, che è stato il periodo Auro, eravamo sempre 4-5 persone, però e la stampa, giornalisti, tifosi, cose, sapevano con chi parlare. Sì o no, Francesco? Come no? Lo ricordi, Non no? ricordo, sì. Esisteva un dialogo. Adesso con chi vai a parlare? Me lo dici tu? Nessuno, perché addirittura si staccano. Per questo, Francesca, ti dico che. Boh. E però un modo ci dovrà essere, ma non dico mica per togliere la Lazio a chi cioè detiene il pacchetto di maggioranza. Io non sono per le rivoluzioni No, che non portano a niente, che ma non importa a possono niente, portare non so, rovina. quando io sento dire perché se ne deve andare, è sua, gliela devi togliere, la togli, come fai? È sua. Però in qualche modo bisogna trovarlo per creare un movimento che Sì, comunque lo ma faccia di. riflettere almeno sulle modalità di azioni. Vedi, sì, tu hai centrato un po' quello che penso alla fin fine anch'io, cioè quello che dispiace è che questo benedetto uomo, adesso facciamo un nome, Claudio Lotito, presidente della Lazio, che a fronte di questa cosa, perché la tocca con mano, la vede, non la vediamo noi, non reagisce e non fa niente per cambiarla o per dire, beh, allora a questo punto può darsi che qualcosa sia stato sbagliato fino ad oggi, vediamo un po' di rimediare. No, è questo il guaio, che non c'è, cioè il dialogo non c'è. Allora che fai? Rimani così. I laziali che si perdono perché si stanno perdendo, guarda, ma misura, non è che per la contestazione non va, no, 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 proprio se ne stanno andando, ma io conosco gente con l'abbonamento e non vanno più allo Sì, te stadio. lo confermo. Sì, e non vanno allo stadio più. Quindi, boh, sì, è una serata questa qui che stiamo parlando di cose allegre proprio, guarda, Lo so, però io lo va. stadio così e questa situazione la trovo insostenibile. Questo arroccamento lo trovo insostenibile. I laziali ci sono tanti. Ci Forse se sono, ci sono, ci ritrovassero sono. un fine comune, ritrovassero un'unità che intanto nel frattempo si è persa, secondo me almeno un movimento d'opinione in contrapposizione si può creare. Ma il movimento di opinione, a parte questo che si può creare, ma lo specchio di tutto quello che stiamo dicendo è stato quando 2 anni fa abbiamo festeggiato allo Stadio dei Marmi, allo Stadio Olimpico, il famoso anniversario della Lazio, l'abbiamo riempito 80.000 persone, io a un certo punto sono andato via, e lo ricorderai, no? E tu pensa che era il periodo invece che alle partite 15.000, 20.000, 15.000, 20.000 abbiamo riempito e io andando via perché c'ero stanco morto, avevo lavorato pure lì, ho collaborato tutto il pomeriggio e andavo via che era notte, io venivo via dallo stadio e c'era ancora tanta, tanta, tanta gente che si dirigeva allo stadio e io a qualcuno dico guarda non porti il ragazzino perché è pieno pieno che non si può andare, per cui avremmo riempito, ecco i laziali ci sono. Vedi Francesca, se
dice non vanno allo stadio perché la squadra l'ha disamorati o perché hanno motivo. I laziali non vanno, i laziali sempre. No, i laziali ci sono. E allora ecco perché quel signore non si interroga, perché non vengono? Ma lei, come hai detto tu, pare che non gli interessi niente, che gli va bene così. Ecco il guai. Ma i laziali ci sono, e mancherebbe altro. Tu ci sei e resti laziale, noi ci risentiremo, vero Angelo? Bella mia, sì, ti ho risentito con tanto tanto piacere, un caro saluto a tutti lì, eh. Come no? Grazie Angelo. Grazie, ciao. Ciao Angelo, un bacione. A voi, buona trasmissione, ciao. Ciao.